Pace bene, buongiorno e bentornati. Oggi 17 settembre ricordiamo Santa Colomba di Cordoba. Ascoltiamo. La storia di questa martire è stata narrata da Sant'Eulogio di Cordova nel Memoriale Sanctorum, resoconto del martirio dei cristiani che subirono la persecuzione dell'850 in Spagna. Fin dalla fanciullezza, Colomba si sentì attratta ad una vita di servizio al Signore, sull'esempio della sorella maggiore Elisabetta, la quale, unitamente al marito Geremia, conduceva nel mondo una vita di grande perfezione ed ascesi. Ispirata dal loro esempio, decise di farsi monaca, ma fu ostacolata in questo proposito dalla madre, che desiderava per lei il matrimonio. Quando la madre morì, Colomba abbandonò la città, insieme con Elisabetta e Geremia, per condurre vita religiosa nel doppio monastero di Tabagnos, fondato da questi ultimi e governato dal fratello abate Martino, e per la parte femminile dalla stessa Elisabetta. Qui si distinse nello studio delle scritture e nella santità di vita, tanto da divenire per tutti di esempio. Nel frattempo era cominciata la persecuzione e la congregazione fu cacciata da Tabagnos e le monache si rifugiarono in un convento nei pressi di Cordova. Nell'852 si era tenuto a Cordova un concilio di vescovi, nel quale, per evitare abusi, provocazioni e disordini, si era proibito ai cristiani di presentarsi spontaneamente al martirio. Ma Colomba, forse ignara del decreto, un giorno, mossa da impulso interiore, abbandonò segretamente il monastero e si presentò spontaneamente al giudice, dichiarandosi cristiana. Portata poi davanti al consiglio cittadino, difese la fede cattolica e proclamò la sua dedizione totale a Cristo. Fu decapitata il 17 settembre 853 davanti al Palazzo del Governo, dopo aver offerto un dono al suo carnefice. Questa santa muore martire. Muore martire è andata lei stessa a presentarsi e ad accusarsi davanti al giudice. Un atto che possiamo dire eroico, anche se in quel momento la Chiesa aveva già detto di non andarsi a cercare il martirio, un atto comunque di testimonianza molto profonda. Lei, innocente, si va a presentare come colpevole davanti alla legge. Pensiamo invece a chi fa il contrario, magari qualcuno che è colpevole, però invece davanti ai giudici mette in scena tutt'altro, dichiarando la propria innocenza, non solo davanti alla legge, ma anche davanti alle vittime che hanno subito le loro azioni. Allora proprio questo gesto di Santa Colomba possa ispirare loro e tutti noi a ammettere le nostre colpe, perché c'è chi è innocente che ha pagato per noi. Allora invece farsi carico della responsabilità del proprio agire è un atto sempre gradito a Dio ed è un atto che è in grado di curare tante ferite, e per questo ci affidiamo. Santa Colomba prega per noi.